La riunione di oggi è la fine della prima fase della predisposizione di quella che è la piattaforma sperimentale per il veterinario aziendale e l'inizio della vera e propria fase operativa. Come Presidente dell'Ordine sono molto contenta perché è stato un lavoro molto complesso che ha visto coinvolti tutto il mondo della veterinaria, sia pubblica che privata, che l'Istituto Zooprofilattico del Lazio e Toscana, proprio per avviare questo piano di sperimentazione del veterinario aziendale. Quali sono le sue finalità? Quello di creare una figura fondamentale per il rilancio della capacità competitiva delle aziende zootecniche, settore fondamentale economico dove il veterinario svolge attività lavorativa. E oggi abbiamo avuto la presentazione della piattaforma, abbiamo avuto i requisiti per i veterinari per aderire a questo progetto sperimentale che dovranno, come veterinari pubblici o come per i veterinari privati, promuovere il progetto all'interno delle aziende. Questo verrà proprio finalizzato a dare un nuovo strumento alle attività zootecniche, allevatoriali di rilancio e competitività. Sappiamo che per essere competitivi le nostre aziende hanno già un grandissimo patrimonio che dobbiamo non solo salvaguardare, ma promuovere nel mercato, ormai un mercato molto complesso e globalizzato. Crediamo veramente in questo progetto sperimentale e gli ordini si impegneranno fino in fondo anche a livello politico, a livello regionale, per trovare fondi per aiutare lo sviluppo di questo progetto. È passato giusto un anno, poco meno, da quando l'anno scorso in occasione del Summit abbiamo lanciato una cosa epocale, che era quella dell'istituzione della figura del veterinario aziendale, che era scaturita da un patto siglato tra la Federazione Nazionale degli Ordini e l'Associazione Italiana degli Allevatori. Oggi qui alla Regione Lazio si celebra la parte sperimentale e applicativa sotto l'egida della Regione Lazio, l'Istituto Zooprofilattico Lazio e che rappresento come organo tecnico, che mettono in moto a livello sperimentale, primo in tutta Italia, la stessa operazione rivolta all'atto pratico, cioè vale a dire rivolta a delle patologie individuate a far sì che dalla teoria si passi alla pratica. Volevo sottolineare l'importanza di questo incontro perché indubbiamente viene presentato un lavoro ed è il punto d'inizio di un qualcosa che esiste ma che ancora non è riconosciuto, cioè la figura del veterinario aziendale. Questo anno di sperimentazione sarà importante perché si potranno vedere le criticità del progetto, vedere che cosa si può migliorare, come va fatto affinché la figura del veterinario aziendale sia effettivamente possibile nel Lazio e anche nel resto d'Italia. La figura del veterinario aziendale è una figura estremamente importante in un momento di così grave crisi economica, non solo perché sono figure professionali che andranno a creare posti di lavoro, opportunità di lavoro in più per i giovani laureati, per i giovani veterinari che oggi vogliono rivolgersi al settore zootecnico ma non trovano appunto sbocchi, ma anche per l'economia del paese, della Regione Lazio e di tutta l'Italia. Noi abbiamo vissuto una crisi economica in questi anni gravissima e abbiamo trascurato però un settore che è estremamente importante per l'Italia, quello appunto dell'agricoltura e della zootecnia. L'Italia, la Regione Lazio ed io vengo dal Viterbese, in particolare il Viterbese, sono dei territori a forte vocazione zootecnica e questo può essere un momento di svolta per ritornare a far rivivere un patrimonio zootecnico che può dare uno sbocco importantissimo all'economia. Noi possiamo far sì che i nostri territori vengano visti dai turisti come una meta per trovare delle strutture, le fattorie didattiche, le
gli alberghi diffusi, la vendita di prodotti a chilometro zero, e quindi inserire di nuovo quello che è la zootecnia, la produzione zootecnica in un punto chiave dell'economia. Noi possiamo pensare per esempio alle zone dell'Alto Viterbese, dove gli ovini davano un forte contributo all'economia e inoltre anche una tutela del territorio, perché con i pascoli si va anche a tutelare un patrimonio agricolo, un territorio che rimane intatto, rimane inalterato, viene preservato da alluvioni per esempio e viene visto anche come meta turistica, e noi oggi abbiamo l'opportunità di avere delle figure professionali che hanno le capacità di far rivivere la zootecnia in Italia e farla sfruttare nel modo giusto.